L'attrice, regista e drammaturga Giada Baiamonte torna in scena con una delle sue opere più riuscite, È Murio u Cane, la storia di una relazione familiare in gabbia che via via si restringe sempre di più. Prevista in doppia replica al Teatro Fontarò a Palermo per sabato 18 marzo alle 21.30 e domenica 19 marzo alle 18.30, racconta di cinque fratelli, costretti a riunirsi per condividere un'ultima notte con il padre appena defunto. Margherita, Maria, Rosa, Totò e Giuseppe, interpretati rispettivamente da Giada Baiamonte, Fabiola Arculeo, Marzia Coniglio, Domenico Bravo e Niccolò Prestigiacomo, faranno i conti con il loro passato e con il dolore del loro presente, in un intreccio intensissimo di botta e risposta, tra risate, ricordi, scontri e ossessioni, rivelando la natura più profonda di se stessi. Grazie ad un linguaggio concreto, squisitamente popolare, Baiamonte riesce a costruire dei personaggi a tutto tondo, disegnati in scala di grigi. Impossibile resistere alla personalità indomabile di Margherita, alla fragilità di Rosa, alla fierezza di Maria, alla scaltrezza di Giuseppe e alla dolcezza di Totò, in uno spaccato familiare in cui ritrovarsi e da cui prendere le distanze e che risulta profondamente umano, anche grazie al sapiente uso dello spazio scenico che riproduce una vera e propria casa. Un grazie sentito a tutti i miei compagni di scena, ha detto la regista Giada Baiamonte. Senza grandi interpreti come loro, i miei personaggi non avrebbero mai preso vita con così tanta vividezza. E anche grazie all'aiuto regia Viviana Lombardo, al supporto di Art Factory, alla Bottega dei Classici e a tutti i tecnici e allo staff del Teatro Fontarò, una meravigliosa realtà a Palermo di cui si sentiva il bisogno. Appuntamento dunque per sabato 18 marzo alle 21.30 e domenica 19 marzo alle 18.30 con l'imperdibile esperienza teatrale di È Murio u Cane.